Chissà cosa ne avrebbe pensato lui della luce, della fotografia, della scelta delle inquadrature. Lui così appassionato alle riprese che negli anni aveva raccolto la giusta strumentazione. Lui che con quei video denunciava l'inquinamento di Taranto senza esagerazioni, senza polemiche, pur vivendone il dramma sulla propria pelle. E a Francesco Vaccaro e a tutte le altre vittime di quei fumi che è dedicato un cortometraggio che porta la firma del regista siciliano Antonino Macaluso a Taranto proprio in questi giorni per terminare le riprese, accompagnato da Milena e Donato, i genitori di Francesco, che portano avanti la battaglia del guerriero. Tanti anni fa ho scoperto la storia di Francesco Vaccaro tramite internet e mi sono innamorato di questa storia insieme alla mia compagna, è una sceneggiatrice, insieme a me abbiamo scritto e poi il soggetto e la sceneggiatura, una forza soprannaturale che gli ha permesso di vivere la sua vita in maniera straordinaria. Infatti il cortometraggio va a raccontare la sua vita così agli occhi di questa grande fede. Non è un cortometraggio strappalacrime, ma è un cortometraggio brillante. Il protagonista è Edoardo Buscetta, che è il protagonista della serie La mafia uccide solo d'estate. Poi ci sono tanti altri attori conosciuti a livello internazionale, tra cui Maria Grazia Cucinotta.